Allora, una leggera appendice riguardo al dimensionamento dell'albero con le rose a dente leopardale, va bene? La rosa a dente leopardale, come ho detto l'altra volta, ha tre sollecitazioni sull'albero, va bene? Due sollecitazioni che riguardano il momento flettente, più c'è una sollecitazione assiale che riguarda lo sforzo normale, perché la rosa conica, avendo il dente conico, trasmette anche una sollecitazione in direzione assiale. Va bene, questo è un po' il limite delle rose coniche, che per evitare questo o si mette un cuscinetto reggi spinta e lo compensa, oppure si mette rose coniche contrapposte. Questo perché almeno lo sforzo normale che genera la coppia conica viene eliminato. Va bene? Questo è un po' il concetto. Quindi, riapitolando, quando voi avete una rosa conica, oltre a una forza in direzione radiale e oltre a una forza in direzione tangenziale, abbiamo visto l'altra volta, abbiamo anche una componente assiale. La componente assiale è data ovviamente, se questa è la rosa e questo è l'asse, questa è la rosa conica, va bene? Abbiamo una componente in questa direzione che è dovuta alla... Questa è la forza che si trasmette, va bene? Questa è la forza sul dente, facciamo così. Questa genera una forza tangenziale e una forza radiale. Questa, la forza quella che si trasmette, va bene, e anche una forza assiale. E se questa è l'inclinazione beta, anche questa è l'inclinazione beta. E quindi la forza assiale che si genera è uguale alla forza tangenziale, alla forza, diciamo, complessiva per il coseno di beta. Questa è la forza assiale che nasce in funzione alla rosa elicoidale. Ora c'è un errore di definizione, l'angolo beta è questo. L'angolo beta è l'inclinazione dell'elica, quindi è questo qui. Questa è l'inclinazione dell'angolo beta. E quindi questa è la forza complessiva, la forza assiale, in questo caso è questo è perpendicolare a questo, questo è perpendicolare a questo, prendendo dal manuale, eccola qua. Questa è la componente assiale, è la forza S1 per il seno di beta, oppure si può trovare con la tangenziale è pari alla forza assiale, dove lo riporta? S1, S assiale S, e la tangenziale tangente di beta, va bene? Questo è come si determina la componente assiale che si trasmette alla ruota, sarebbe l'S tangenziale per la tangente di beta, eccolo qua, che sarebbe questa componente qua, va bene? Questa sarebbe l'S assiale, eccola qua, va bene? Quindi le rose dentate coniche trasmettono anche una componente assiale e questo è il valore. Qui abbiamo anche uno sforzo normale, va bene? Ok? L'unico modo per annullare questo effetto è mettere una rosa contrapposta a questa in modo che quella toglie l'azione, diciamo,
diciamo, toglie questa spinta assiale mettendo una rota con inclinazione opposta, quindi crea una SA opposta che quindi compensa la spinta assiale. Va bene? Questo, diciamo, appendice alle ruote conee, quindi cosa trasmettono le ruote conee all'albero. Quindi nell'albero lo avremo, ricapitolando, una forza radiale, una forza tangenziale su piani diversi. Va bene, quindi abbiamo sul piano XY una forza radiale, sul piano XZ una forza tangenziale e in più abbiamo una componente assiale, lo possiamo mettere, che è lungo l'asse. Va bene? Questa componente assiale è data dall'inclinazione dell'ele. Come abbiamo detto, è uguale alla forza tangenziale. Questa è la formula per la tangente dell'angolo beta, dove beta è l'inclinazione dell'elica. Ok? Questo è quanto, l'appendice alle ruote coniche, va bene? Che quindi hanno tre sollecitazioni, forza tangenziale, trasmettono tre sollecitazioni sull'albero, forza tangenziale, forza radiale, l'abbiamo già visto, più forza assiale. E quella è l'entità. Quindi quando si studia l'albero, una nota dentata, dobbiamo tener conto di tutte e tre le sollecitazioni. Ok? Bene, e questa è l'appendice doverosa alle rose coniche.